Benvenuti su fisioterapiarubiera.com, portale di medicina e benessere. La frattura della rotula è la lesione dell'osso che si trova nella parte anteriore del ginocchio, questo. Quest'osso scorre tra i due condili femorali, cioè tra queste due masse ossee, al termine nella parte inferiore del femore. Ora, è importante specificare che quest'osso è immerso nel tendine quadricipitale, tendine che origina dal termine del muscolo quadricipite, continua sopra la rotula e diventa tendine rotuleo per inserirsi nella tuberosità tibiale. Questo perché? Perché se ci fosse una frattura longitudinale, quindi verticale, oppure trasversale o orizzontale, questa precisazione anatomica può fare molta differenza. Infatti, in caso di frattura longitudinale, i due frammenti sono tirati con la stessa forza sia verso l'alto che verso il basso, dal tendine quadricipitale o dal tendine rotuleo, e quindi non tendono a separarsi. Invece, in caso di frattura orizzontale, il frammento superiore è tirato dal tendine quadricipitale verso l'alto, il frammento inferiore è tirato dal tendine rotuleo verso il basso, e quindi tendono a separarsi. In questo caso la frattura è più grave. L'altra precisazione da fare è che la frattura può essere composta, e quindi i frammenti rimangono a contatto, oppure scomposta, c'è un movimento, uno spostamento di un frammento rispetto all'altro, e questo provoca il fatto che questi due frammenti non combaciano più. Allora la prognosi sarà peggiore. Quali sono le cause della frattura della rotula? La causa è un impatto diretto, quindi si può verificare con una caduta oppure con un incidente stradale, in macchina, in moto, in bicicletta. I sintomi sono dolore, gonfiore, riduzione dell'ampiezza di movimento, che dovrebbe essere questa in un ginocchio normale. Il paziente zoppica, soprattutto nelle prime fasi, e i primi giorni non riesce neanche a stare in piedi e appoggiare il peso sul ginocchio a causa del dolore. E questi sono più o meno i sintomi. Poi ci può essere anche un ematoma, dato che l'osso è molto vascolarizzato e quindi si può avere una perdita ossea importante. Subito dopo aver tolto il gesso, quindi dopo il primo mese, bisogna iniziare la riabilitazione con esercizi per recuperare l'ampiezza di movimento, dato che il ginocchio sarà rigido, la forza muscolare, dato che già dopo i primi giorni il quadricipite perde tantissimo tono, tantissimo volume. E poi bisogna migliorare anche l'equilibrio, quindi ci saranno degli esercizi appositi da fare. Questi esercizi dipendono anche molto dall'età del paziente, perché un bambino recupera molto più rapidamente di un anziano.